8 novembre 1917. Il generale Armando Diaz è chiamato a sostituire Luigi Cadorna nella carica di capo di Stato Maggiore. Il suo compito è quello di riorganizzare l'esercito fiaccato da tanti mesi di guerra inutile e dall'onta di Caporetto. Dopo mesi e mesi di guerra entra finalmente in gioco il fattore umano. Alloggiamenti più confortevoli e puliti, vestiario più adeguato, maggiore attenzione alla qualità del rancio, cure più sollecite dei feriti. La guerra d'azione è diventata ormai guerra difensiva e per i soldati a riposo si organizzano eventi sportivi e ricreativi. Ma la vera novità introdotta dal generale Diaz è il servizio propaganda, noto come servizio P. Alle tradizionali regole della disciplina militare si affianca l'arte sottile della motivazione e della persuasione. Il servizio P viene istituito in tutti i reparti e le armate. Incaricati di queste mansioni sono gli ufficiali che nella vita civile esercitano professioni intellettuali o artistiche. Il servizio P si muove con discrezione. Si raccomanda di evitare comizi patriottici con toni troppo aulici o retorici. Vengono organizzati cicli di conferenze e si stampano dei manuali che insegnano come trattare con i sottoposti. Il pedagogista Giuseppe Lombardo Radice, tra i maggiori animatori dello sforzo propagandistico, crea gli spunti di conversazione con i soldati, inviati a tutti gli ufficiali dei reparti d'armata. Si parla della propaganda come munizioni per la coscienza. Tra i maggiori strumenti di questa persuasione ci sono i giornali di trincea, pensati, organizzati e scritti per i combattenti nelle trincee. Il primo giornale a grande tiratura esce il 21 marzo del 1918. Si chiama La Tradotta, settimanale della Terza Armata. A chi scrivono i nostri? A chi scrivono i loro soldati? No, porcherie così grosse non ne ho fatte mai, neppure io. Disegni umoristici, vignette satiriche, filastrocche. Mentre monta Mattia Muscolo di vedetta nel crepuscolo, i nemici hanno la pretesa d'assalirlo di sorpresa. E strisciando come gatti s'avvicinan quatti quatti. Ma Mattia senz'altro piglia un di lor per la caviglia, gli fa fare il mulinello e lo scaglia sul drappello. La Ghirba, organo della Quinta Armata diretto da Ardengo Soffici, esce con 29 numeri di circa 40.000 copie ciascuno. Quando il soldato parte per il fronte. Imboscato. Al fronte. Imboscato. Quando è di vedetta. Imboscato. Quando esce di pattuglia. Imboscato. Vinta la guerra, il servizio P rimane operativo fino all'estate del 1919 e viene esteso ai territori occupati per indirizzare il soldato alla disciplina civile. Con la smobilitazione militare e il ritorno alla vita civile, la propaganda viene abolita. È il 25 luglio 1919.